Festival bagnato, festival fortunato. Beh, quest'anno abbiamo avuto anche questo piacere della pioggia. Nonostante la pioggia, già sold out la prima giornata, ci aspettiamo più di 20.000 ragazzi. Questo è il frutto di un lavoro serio, un lavoro concreto, di un partenariato composto da Strategica Comunicazione con Fulvio Guazzoni, la LUISE, ringrazio il direttore generale Giovanni Lo Storto, il vicepresidente esecutivo Luigi Serra e tanti altre parti che hanno contribuito per 4 anni a creare questo format dove i veri protagonisti sono i giovani. Noi adulti dobbiamo imparare ad ascoltare i loro messaggi di aiuto, dobbiamo capitalizzarli e dobbiamo cercare di dare un futuro ai nostri giovani. Sicuramente questo festival rappresenta un grande laboratorio a cielo aperto dove tutti i giovani d'Italia si confrontano. Una quarta edizione ancora più entusiasmante, ancora più ricca, che ci vedrà protagonisti quest'anno e mi auguro che la prossima edizione sia anche un'edizione internazionale. Un laboratorio a cielo aperto che mette Gaeta al centro dell'attenzione nazionale, non solo. Beh, diciamo che Gaeta diventa la capitale dei giovani, dei partner forti, dove tutti i media nazionali hanno un interesse particolare, perché questo è l'unico festival dei giovani nazionale esistente in Italia, ma soprattutto dove ci sono più di 10 location, dove i giovani si confrontano, scambiano le loro idee e dove gli adulti sono degli attori secondari rispetto ai giovani che sono quelli che conducono questi talk show. Quindi è il format, un modello vincente, un modello unico che ci vede protagonista a livello nazionale.